Il lavoro si intitola Millennial Tears, che significa lacrime millenaria, ed è nato in più momenti. È nato alla fine del 2008 allo Yad Vashem di Gerusalemme, è nato un'altra volta in Islanda e in altri luoghi del nord, e alla fine si è stretto attorno alla sua forma a Milano. Nel corso del 2017, perché in realtà è quasi un anno che ci sto lavorando. È un lavoro su il ghiaccio, l'esperienza del ghiaccio che lentamente stiamo perdendo e che io vivo come un dramma che è vissuto in sordina, con dimenticanza. Il fatto che i ghiacci si stiano ritirando e che noi perderemo questo senso della solidità dell'acqua è una cosa che mi colpisce molto, in virtù anche del fatto che il ghiaccio è una capsula del tempo, cioè porta al suo interno la memoria biologica e la memoria della pietra, della terra, degli elementi. Nel momento in cui si perde e si scioglie, tutti questi elementi tornano a galla. Ecco, ho immaginato che in questa specie di lamento del ghiaccio, in questo venire meno di una grande parte dell'esperienza della terra, fossero imprigionate anche degli elementi emozionali, in particolare di lacrime. Ora, le lacrime non sono sempre negative, esistono anche lacrime di gioia. Quest'opera è paesaggio e insieme anche un racconto concettuale o spirituale, un viaggio spirituale. Si unisce con il dato ebraico, che in realtà è immateriale e non iconografico, perché si basa sul testo e sul suono e sul canto e sulla parola. In quest'opera noi abbiamo una profusione di immagini, in questo viaggio spirituale dentro le terre desolate, ma queste immagini sono tenute insieme da canti. Questi canti provengono dalla tradizione ebraica e sono inizialmente canti molto pieni di pathos e poi si declinano e si sciolgono in un canto più giocoso. Più intimo anche tra una madre e un bambino che cantano in ebraico canzoni della tradizione. E in realtà l'opera si apre perché l'immagine sparisce, prima diventa sempre di più organica e sempre di più entra nel microcosmo delle cellule e delle lacrime che vengono rivelate e poi si perde nel puro suono. Un'immagine in microfotografia proprio del liquido delle lacrime, perché se tu entri ancora più vicino, la lacrima assume quell'aspetto che ha di là in alcune foto. Diventa una specie di molecola che sembra quasi che contenga dei cristalli di ghiaccio. Quelle là sono lacrime, infatti. Lacrime viste al microscopio. Sono state catalogate circa 100 tipologie di lacrime diverse: le lacrime basali, le lacrime di irritazione e le lacrime emozionali. Le più grandi sono quelle emozionali, cioè quelle che hanno più varianti. Ora però il motivo per cui si scatena una lacrima dà la forma alla lacrima. Cioè non esiste una lacrima identica all'altra se le motivazioni sono diverse. Ecco, questa continua di sfida tra fotografia e pittura, è una cosa che mi affascina molto. Venendo io dalla pittura e essendo stato per un po' fotografo, in realtà questo conflitto io l'ho sempre vissuto e continuo a viverlo ancora oggi. Quando vado in studio affronto la fotografia più che con gli occhi di un fotografo, con gli occhi di un pittore. E va da sé quindi che le opere sono insieme fotografia e pittura. Questo lavoro in particolare si intitola Disused Landscape, che sta per un paesaggio in disuso ma anche dismesso. In realtà è una metafora del genere del paesaggio oggi o di un particolare tipo di paesaggio e io la vivo un po' o almeno la sento un po' nel nostro mondo di immagini come un territorio
anacronistico, un po' in disuso. Foto di bolle come qua, ad esempio. Una serie di immagini in cui c'era questo contenitore, protezione precaria di qualcosa che di per sé nella realtà non può persistere. Allora, questi due lavori, sono due vecchi lavori di una serie che si intitolava Void, ovvero il vuoto, e hanno a che vedere col vuoto in quanto all'interno di questo vuoto definito da queste forme, da queste sfere, e da quella bolla di sapone, questo vuoto in realtà contiene degli elementi che nella vita reale, nell'esistenza reale, non hanno la capacità di persistere, di mantenersi. In quel caso è una nuvola, in questo caso sono soffioni di dente di leone. Questo concetto dell'impermanenza è rappresentata verso l'eternità, che invece la caratteristica che possiede l'opera, o che dovrebbe possedere l'opera, era il tema che mi interessava, perché ed ha un'attinenza con lo studio sulle nature morte fiamminghe, che sono strettamente connesse alla impossibilità della bellezza di durare nel tempo, eccezion fatta nel momento in cui la bellezza diventa opera, viene in qualche modo trasferita nella rappresentazione. È l'unico territorio, quello dell'arte, che imprigiona, trattiene il dato di bellezza e lo trasporta nel tempo. Ora, questo non trasporta un dato di bellezza, ma un dato di impermanenza, sì. Quindi in qualche modo sono delle nature morte contemporanee. Il lavoro si intitola Shelters, on the very Nature of Light. Shelter è un termine inglese che in realtà è un rifugio, è un involucro protettivo. Anche in questo caso, come in altri lavori che abbiamo visto di là, sono involucri, contengono qualcosa. Quello che contengono però è qualcosa di assolutamente immateriale e insieme è anche una metafora spirituale perché è un'esperienza di luce. Queste sono immagini di iceberg, vere foto di iceberg che poi sono state tradotte in 3D e realizzate in alabastro. Quello che contengono è nient'altro che un elemento da cui loro provengono, e cioè la luce di una giornata nell'estremo nord. Ovviamente non vuole essere un percorso reale dentro una giornata, ma le impressioni, le tracce di memoria che rimangono attraversando questi territori. Quando io, fotografando al nord, che secondo me è il luogo ideale per un fotografo, mi è capitato di illustrare alcune immagini descrivendole o dando il titolo semplicemente di cacciatori di luci, perché di fatto nel momento in cui da fotografo stai in questi luoghi e scatti, tu stai cacciando la luce, l'essenza della luce in qualche modo. La scelta della luce, la scelta dell'alabastro non è casuale, nel senso che il mio desiderio era quello di continuare ad avere involucri che raccogliessero dei dati immateriali, quasi spirituali. In questo caso è impermanente nel senso che muta in continuazione, però è anche un dato spirituale. Il termine illuminazione fa riferimento alla luce, cioè essere riempito di luce. Nella cultura ebraica le Sefirot sono i contenitori della luce di Dio e sono la prima forma della creazione. Dio si dà un limite, parte di sé diventa luce contenuta nei suoi involucri. L'uomo è il contenitore di una porzione di Dio attraverso la luce che possiede. Non è un caso che sia alabastro, perché l'alabastro nella nostra tradizione veniva messo nelle chiese, soprattutto nella parte alta delle chiese, perché aveva una prerogativa, non permetteva di guardare fuori ma faceva entrare la luce. La luce però doveva, filtrando attraverso l'alabastro, dare un senso di calore quasi aureo, perché era una luce spirituale, la luce della Gerusalemme celeste.